la vostra presenza. Ci ritroviamo dopo l'appuntamento di Vienna, dopo l'assemblea regionale che ci ha visto nuovamente riuniti per tracciare insieme quelle che sarebbero state le tappe per la riorganizzazione del movimento sul territorio. Abbiamo dato il via ad una serie di assemblee provincia per provincia. Abbiamo iniziato ieri con Agrigento, oggi siamo qui a Caltanissetta, nel pomeriggio saremo a Enna. Lo facciamo perché vogliamo ricominciare da dove abbiamo lasciato, vogliamo anche informarvi di quelli che sono dei cambiamenti che abbiamo ritenuto necessari e che sono stati apportati nella struttura organizzativa del movimento sul territorio. Voglio soltanto ringraziare il nostro leader, il leader di Sud Chiama Nord, l'onorevole Cadente Luca. Ovviamente di essere ancora più presenti e rappresentativi in ogni singolo comune della Sicilia, perché vogliamo portare avanti il nostro progetto, lo vogliamo fare con forza e la vostra presenza, la vostra collaborazione ovviamente è fondamentale. Iniziamo subito con la parola all'onorevole Giuseppe Lombardo. Grazie Valeria, grazie a tutti e benvenuti a Caltanissetta. Dico, mi permetto soltanto di correggere Valeria. Non ricominciare, andare oltre, perché non ci siamo mai fermati. Proprio in questi giorni, 2 anni fa, abbiamo fatto il primo compleanno all'assemblea regionale di attività e vi assicuro che noi non ci siamo fermati mai un minuto in questo anno. Lo vedete voi anche dall'attività che noi cerchiamo di comunicare dalle nostre pagine, dalle dirette che fa anche Cadendo, per dirvi quello che succede ogni giorno all'assemblea regionale. Questo momento di oggi è importante perché bisogna organizzarsi per bene sul territorio. E organizzarsi come? Organizzarsi con delle regole che consentono a tutti di partecipare alla crescita del movimento Sud Chiama Nord, in modo tale che tutti possano avere la stessa rappresentanza e tutti possono concorrere a diventare protagonisti di Sud Chiama Nord. Quindi questo giro di assemblee fatto proprio provincia per provincia, dopo l'assemblea regionale fatta la settimana scorsa a Enna, è finalizzata proprio per questo motivo: dare la possibilità a tutti di conoscere nei dettagli le nostre regole che abbiamo approvato nel proprio la settimana scorsa, in modo tale che tutti si possano organizzare al meglio per affrontare meglio nuove sfide come quelle che saranno le elezioni europee, punto interrogativo elezioni provinciali, subito dopo il congresso che ci vedrà ancora più protagonisti rispetto a quello che già abbiamo fatto fino adesso a livello nazionale. Quindi grazie ancora per essere qua tutti stamattina presenti, una domenica mattina che magari potrà essere impegni per tutti, ma siete qua stamattina, quindi ancora grazie e buona giornata e buon lavoro. Grazie onorevole Lombardo. Solo per ricordarvi anche un altro appuntamento: noi torneremo a Caltanissetta, lo faremo il 17 dicembre per la presentazione del libro dell'onorevole De Luca, Con tutto è successo. Saremo alla Teatro Regina Margherita domenica 17 dicembre. Abbiamo iniziato anche questo tour di presentazione del libro di De Luca, che ci vedrà appunto in varie città della Sicilia. E quindi qui l'appuntamento, segnatelo, lo stiamo dicendo con tantissimo perché ci teniamo alla vostra partecipazione, è il 17 dicembre. Adesso do la parola a Giuseppe Lombardo. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Io sono particolarmente legato a Caltanissetta, perché qui ho fatto la mia prima esperienza, diciamo, tra virgolette esterna, quando 5 anni fa, presentavo la lista di Sicilia Bella, le elezioni comunali di Caltanissetta. Allora eravamo in pochi, eravamo insomma poco organizzati, però nonostante tutto riuscimmo a raggiungere il 5%, un risultato impensabile. È chiaro che quindi ho questo legame forte con Noemi,
altri amici che allora hanno condiviso con noi questo percorso. Ed è chiaro tanto che ovviamente dovremo essere presenti alla prossima elezione amministrativa a Caltanissetta, lo dovremo fare in maniera importante, imponente, cercando di organizzarci bene. Quindi la prima riflessione che faccio a tutti gli amici, non a quelli di Caltanissetta e basta, gli amici di Caltanissetta e provincia, cominciamo a ragionare su questo aspetto. Noi dobbiamo costruire una lista forte, competitiva, per essere presenti alle elezioni di Caltanissetta e fare la nostra parte, perché è chiaro che dobbiamo partire da lì. Questo è il primo aspetto che voglio sottolineare. Perché queste assemblee, semplicemente perché, come diceva Pippo Lombardo, abbiamo fatto delle modifiche in funzione di quello che è il primo anno di attività che abbiamo portato avanti e quindi anche in funzione di quelle che sono le esigenze che via via si sono manifestate un po' da parte dei territori, da parte di tutti, e per darci un'organizzazione strutturale. Io ho girato tanto in questi mesi, sono stato anche qui a Caltanissetta, ho girato tutte le 9 province siciliane e ho sempre avuto la percezione da parte di tutti di voler sapere: ma come faccio a diventare coordinatore provinciale? Ma come faccio a diventare coordinatore cittadino? Ma come faccio? Ok, adesso le regole ci sono, le abbiamo sistemate, le abbiamo definite. E ognuno di voi può essere il protagonista di un pezzo di strategia di Città Manorca. Ora non dipende più da noi, dipende essenzialmente ed esclusivamente da voi, da quello che ognuno vuole fare, perché tutti diciamo di voler fare politica, ma nessuno può campare di renta. E quindi non perché io ho fatto per 30 anni politica, sono stato assessore, vice sindaco, sindaco e papa, posso pensare che mi spetta di diritto il ruolo di coordinatore provinciale o di coordinatore cittadino. Non funziona così. Un movimento che invece vuole partire da una rappresentatività vera e concreta. Quindi partiamo dalla base, il tesseramento. E la domanda che faccio sempre è una: quanti di voi sono tesserati? Mi auguro tutti, ma probabilmente qualcuno ancora non è anche tesserato. Però seguo io tengo De Luca dal 1994, quando era consigliere comunale a Femminisi. Bello, va bene, giusto, ok. La mattina si sveglia con Catero De Luca, perfetto, anche io mi sveglio con Catero De Luca la mattina. Ma non basta questo, dobbiamo organizzarci, questa è una necessità. Perché è una necessità? Perché non dobbiamo arrivare al momento elettorale più importante, che è quello delle regionali, dove all'ultimo minuto, come dice spesso Catero, con la rubrica telefonica si cercano delle candidature. No, noi dobbiamo arrivare al momento elettorale più importante, fare come lo abbiamo, è uno e uno solo, eleggere Catero De Luca presidente della regione siciliana. Su questo, allora non possiamo arrivare all'ultimo minuto. La volta scorsa siamo arrivati all'ultimo minuto perché c'è stata l'election day, l'anticipazione delle elezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma non è detto che si voti a scadenza naturale delle regionali, e quindi noi dobbiamo essere a prescindere dai voti. In questo momento siamo lontani dal momento elettorale più importante, ma ci sono delle scadenze altrettanto importanti, come abbiamo detto, da tante sette città e non solo, ci sono le europee, si parla anche delle provinciali, e quindi è chiaro che in questo momento noi dobbiamo dedicare il nostro tempo all'organizzazione sul territorio. Quindi c'è questo primo giro che sostanzialmente serve ad illustrarvi quelle che sono le regole del gioco, semplici, facili, ma in cui ognuno deve fare la sua parte, deve dare un contributo. Una volta fatto questo potremo essere veramente competitivi e riuscire a dire Sud di Amanor, Sicilia Bella sono presenti sul territorio di Caltanissetta in maniera concreta. Come vi ho detto anche quando abbiamo fatto lo scorso incontro qui a Caltanissetta, avete una deputazione a vostra disposizione, avete una deputazione che è pronta a ricevere le istanze del territorio e a farle concrete. Dice: ma come posso fare io ad emergere, a far comprendere che non solo sono amico di Catero De Luca, ma voglio fare la mia parte, voglio fare politica e voglio avere la mia visibilità politica, che è giusto ed è legittimo. E allora, se volete fare questo, dovete necessariamente fare il percorso. Il percorso significa tesseramento, costituzione dell'associazione e quindi comitato federale a Sud di Amanor nella tua città. Dopodiché hai titolo a parlare in nome del conto di Sicilia Bella, ovviamente secondo quelle che sono le regole di Sud di Amanor, secondo quelle che sono le regole che ci siamo dati. E quindi se c'è un problema a Caltanissetta, poter fare il comunicato, poter avere la rappresentanza dei parlamentari, poter fare le interrogazioni parlamentari, le mozioni,
tutte quelle che sono le iniziative che noi facciamo già a prescindere sulla base delle istanze del territorio, ma ci servono i vostri spunti. Queste sono le cose che noi dobbiamo fare in questo momento e non dipendono da noi, dipendono essenzialmente da voi, dipendono essenzialmente da quanto tempo voi volete dedicare a questo progetto e da quanto impegno voi volete dare su questo progetto. E quindi materialmente, se ognuno di voi fa questo percorso, tesseramento, costituzione del comitato cittadino e quindi poi anche quello che sarà il comitato provinciale, quando ognuno di voi diventa protagonista di un pezzo di strategia, noi non faremo altro che assecondare quello che è il percorso e guidarvi per certi aspetti in quelle che saranno le battaglie che dovremo portare avanti. Lo abbiamo sempre fatto, lo vogliamo fare e abbiamo la necessità di crescere sul territorio di Caltanissetta in maniera importante. Non abbiate paura di aggregare. Altro aspetto importante, dobbiamo aggregare gente seria, gente per bene. Dobbiamo evitare che all'ultimo minuto arrivino le scopanti che si prendono l'autobus e poi vanno via. Queste persone a noi non interessano, ma se vogliamo che non accada tutto ciò, è necessario che ognuno di voi si faccia protagonista realmente di un pezzo di strategia. Altrimenti saremo costretti ad iniziare degli eventi che non ci interessano e che dobbiamo assolutamente evitare. Abbiamo il tempo per farlo, benissimo, facciamolo. Ognuno di voi, ripeto, faccia la sua piccola parte e ognuno di voi poi avrà la possibilità di diventare protagonista per quanto ritiene opportuno, perché avete tutti gli strumenti per essere protagonisti dal livello comunale a livello regionale. Vedrete dopo nella spiegazione che anche in un piccolo comune dove è presente un comitato di Sud e Gama Nord è possibile riuscire ad esprimere da quel comitato il delegato regionale, quindi un delegato regionale, perché all'interno del regolamento abbiamo previsto che i 10 comitati che vengono costituiti a prescindere dal comune ma che hanno una forte rappresentatività e quindi un numero di iscritti importante, i primi 10 comitati avranno la possibilità di esprimere anche il delegato regionale e quindi partecipare a quelle che sono le scelte di attività politiche regionali. Gli strumenti adesso ci sono tutti, le regole del gioco ci sono tutti, adesso non ci resta che divertirci insieme, fare politica e dare risposte al territorio. Grazie. Cosa cambia e come cambia, ascoltiamo però l'intervento introduttivo dell'onorevole Caterno De Luca. Grazie. Allora, partiamo da tanto un ringraziamento doveroso che vogliamo ribadire a coloro che alle regionali sono scesi in campo, ci hanno messo la faccia in una fase molto delicata dove il nostro brand si affacciava in termini di dire una competizione elettorale molto particolare che ha preso un po' tutti alla sprovvista. Noi che uscivamo da un'esperienza provinciale come era quella di Messina, dove eravamo stati impegnati fino a giugno del 2022 a riaffermare in città la leadership del buon governo e quindi concentrati dopo le mie dimissioni a Messina, fatti il tempo utile per far votare la città di Messina immediatamente. La differenza tra me e il mio collega di Catania è stata proprio quella. Io mi sono dimesso a febbraio del 2022 per avere un commissariamento breve nella mia città e non avere paura del giudizio dei messinesi sul mio operato. Quindi mi sono sottoposto al giudizio dei messinesi prima di affrontare quello che era l'appuntamento che avevamo all'orizzonte per il quale mi ero dimesso in anticipo la candidatura alla presidenza della Regione. Altri, per paura invece di avere un giudizio negativo della propria comunità, hanno stirato fino all'ultimo secondo, poi si sono dimessi e hanno regalato alla propria città oltre un anno di commissariamento. La differenza tra Messina e Catania è stata questa. La differenza tra De Luca ed altri è stata questa. La città Messina, piaccia o non piaccia, ci ha premiato, non ha premiato me, ha premiato il buon governo, la buona amministrazione. E noi da lì siamo partiti a quello che doveva riguardare poi un'articolazione in ambito regionale.
La sorpresa poi la conosciamo tutti quanti, crolla il governo nazionale, crolla anche il governo regionale, i tempi sono stati brevi. Quindi ci siamo trovati in alcune realtà che per alcuni aspetti all'improvvisare delle candidature, e molto stato che anche a Caltanissetta abbiamo avuto delle candidature eccellenti, lo devo ammettere, che se calati in un contesto di costruzione del movimento avrebbero dato un altro risultato. Però attenzione, con quella scelta intatto e comunque anche pur non preparati ad affrontare una doppia competizione elettorale, noi siamo arrivati secondi come Presidenza della Regione e siamo la prima forza politica in Sicilia. Questo ci tengo sempre a sottolinearlo. La prima forza politica è quello che rappresenta su Chiama Nord, con Sicilia Vera in Sicilia, è un'anomalia che non si riscontra in nessuna regione d'Italia. Questo ce lo tengo sempre a sottolineare perché? Perché siamo la prima forza politica in una regione che non è allineata in una coalizione. Questo cosa significa? Significa che da quelle che saranno le nostre valutazioni, di cui la parleremo, cambieranno gli equilibri regionali e nazionali. Perché da quella che è la valutazione, che faremo assieme in futuro, ci sono 15 collegi uninominati già tra Camera e Senato che con la nostra posizione cambiano quella che è comunque una prefigurazione che attualmente per esempio è fondamentalmente nel centro-est. Sicilia e i collegi uninominali sono tutti del centro-est tranne Parigi. Due sono stati quelli conquistati da noi, Camera e Senato, e uno credo che sia Camera e Provincia di Parigi. Ma voi vi immaginate, questi sono dati, e chi fa politica e dati deve sapere analizzare, ma tutti li stanno analizzando. Ecco perché siamo corteggiati. Lasciate stare ora le sceneggiate che ciascuno fa. È ovvio che siamo corteggiati. E attenzione a questa analisi, perché guai a sottovalutare quello che abbiamo avuto come capacità di conquistare sul campo da soli, a mani nude. Questo è l'elemento fondamentale. Il centrodestra perché ha timore di noi? Perché noi siamo in una posizione che se decidiamo di far venire verso di noi il centro-sinistra, che cosa diversa, attenzione, è entrare semplicemente in coalizione. E ovvio che gli equilibri siciliani saltano. E questo cosa significa? Significa una partita che riguarderà la presidenza della regione, sì, ma riguarderà anche uno scenario nazionale. E quindi è ovvio che magari questo comincia a non far dormire il centrodestra. Perché? Perché se noi decidiamo di andare in coalizione, perché altri si sono avvicinati, hanno riconosciuto quello che già il 25 di settembre scorso, nel 2022, ha riconosciuto il popolo siciliano. Noi siamo secondi non per operazione di palazzo, perché l'ha stabilito il popolo. Quindi siamo comunque la forza politica che ha la leadership in quello del quadro alternativo a questo scelto. Non c'è nessuna trattativa su questo. E quindi tutti coloro che magari hanno un po' la puzza sotto il naso, ma devo dire sempre di meno, perché ormai il dibattito si è aperto nell'ambito del PD, come si è aperto nell'ambito di 5 Stelle. Ma non ci sono, vedete, soluzioni, perché noi esistiamo, come diceva dopo, a prescindere dalle coalizioni. Loro esistono solo se stanno in coalizione. E questa terra può avere un cambiamento radicale rispetto a chi da 30 anni ha stuprato la nostra Sicilia, solo se si ha la capacità di innovare su questo fronte. È questo che oggi voi avete in mano. Un brand che ha questa potenzialità. E da questo che dovete partire nella costruzione. Noi abbiamo iniziato la traversata del deserto il 18 marzo 2007. Ve lo voglio ricordare sempre. Siccome qua c'è sempre l'abitudine o la consuetudine che fatta la campagna elettorale, magari non è andata bene, si è stati. Si è alla ricerca della novità.
come se poi è la novità che ti rende più affascinante sul territorio. Sul territorio la credibilità di ciascuno di noi è la quotidianità. E quella che poi si trasferisce nell'ambito di un brand che ovviamente deve avere la sua credibilità. Noi ce l'abbiamo la nostra credibilità, non siamo autoreferenziali, lo dicono i dati. E allora è ovvio che dobbiamo anche tenere conto della nostra storia. Nel mio libro Non tutto è successo, che tanti di voi già hanno comprato, saremo qui quando? 17. Quindi vi invito non solo a venire, ma a portare i nostri simpatizzanti. C'è uno spaccato di quello che è anche la nostra storia politica e di tutte anche le sconfitte che abbiamo subito. Non tutto è successo significa questo. Non si può pensare che al primo colpo si c'entra o da una sconfitta bisogna poi cambiare semplicemente il brand e non invece valutare quali sono le motivazioni. E di questo ne parleremo, avremo modo di approfondire cosa significa la costanza, cosa significa anche la perseveranza nelle battaglie che si fanno. E da questo punto di vista ora entreremo nel dettaglio. Noi siamo arrivati a questi risultati senza un'organizzazione sul territorio, senza i nostri simpatizzanti che hanno indossato la nostra maglietta. Ed è importante questo. Abbiamo affrontato a mani nude, all'improvviso, una competizione elettorale. E da dove siamo partiti? L'abbiamo vinto. Guardate che battere partiti strutturati con i loro candidati, partiti storici, come il PD e 5 Stelle, è stato per noi un grande successo. E questo ci tengo a sottolinearlo. E se non c'era l'election day, vi assicuro che probabilmente le cose sarebbero andate diversamente. Dobbiamo partire da qui, dobbiamo partire dalla mia rinuncia a fare il nome del candidato del centro-destra, un centro-destra nel quale non credo, perché soprattutto in Sicilia è inquinato dalle stesse forze che in questi 30 anni hanno messo in ginocchio la Sicilia. Io non posso andare a braccetto con certi personaggi che ritornano ancora, guardate l'attualità. Totò Cuffaro si è venduto i beni immobili della regione siciliana nel 2007 e il fratello di Totò Cuffaro la si sta comprando. Allora li abbiamo svenduti e ora ci stanno vendendo la sola. Guardate, e di questo ne parlo nel mio libro, Non tutto è successo. Il famoso spogliarello del 5 dicembre del 2007 lo feci per denunciare quell'operazione politico-mafiosa. Ora io posso mai stare a braccetto di un centro-destra che i pilastri fondamentali sono basati su questi personaggi che da 30 anni che ci sono quelle sangue. Non possiamo mai andare a braccetto con loro. Succederà che magari se ne vorranno disfare, lo vedremo. Intanto noi siamo in una posizione che abbiamo conquistato con il nostro sacrificio, con il sacrificio di tutti i candidati, e dobbiamo avere la capacità di essere uomini e donne di governo, perché noi siamo amministratori. E chi ci definisce populisti lo fa semplicemente in modo dispregiativo. Io prendo il termine positivo di essere populista, essere del popolo, certo. Siamo figli del popolo, tutti. Proveniamo dalle istituzioni, abbiamo dato lezioni di buon governo. Dove abbiamo governato noi e come è stato come Attila. La malapolitica è scomparsa. Che non c'è elemento, guardate, più convincente in questa analisi, che l'aver amministrato, aver lasciato una comunità, aver proposto a quella comunità la Costituzione e quella comunità che, avendo apprezzato il lavoro che abbiamo fatto, ha votato
ha votato la Costituzione che abbiamo proposto. Non è un caso che si è verificato già a Firenze, che si è verificato a Santa Teresa, che si è verificato a Messina e che si verificherà a Taormina. Non è un caso, perché noi siamo delle istituzioni per servire le comunità che ci individuano come punto di riferimento e non per servirsi delle comunità. Ecco qual è la distinzione tra noi e chi nel centrodestra ne inquina i valori e ne inquina anche quelli che sono gli obiettivi. Questa è la premessa dalla quale si deve partire. Lo scenario per le europee. Beh, qui facciamo un piccolo quadro, perché ovviamente le europee per noi diventa un momento per confermare la nostra decisione. Ecco perché in Sicilia in particolare la partita diventa importante. Come lo scenario? Lo spiego subito. Danilo lo giudice va a cena a pranzo con gli amici del PD, per esempio. No? E va. Il nostro amico Israele è più per i 5 Stelle. Il nostro Beppe Lombardo, che è un po' spostato più a destra, magari vedrebbe un accordo che si potrebbe prefigurare con una strategia borderline un po' troppo a destra, ma non è, la provenienza è quella, no? No, per cui magari gli piacerebbe qualche ragionamento tra Sgarbi, non so, il buon paragone, mannaggia, non ho idea, su cosa vedete voi. No. Poi c'è chi anche al nostro interno, come il nostro deputato Francesco Gallo, che magari vedrebbe di buon occhio un ragionamento di accordo con Calenda. Poi c'è chi come me che sta coltivando intanto in tutta Italia la creazione di una rete civica, che sta mettendo assieme realtà civile. Il dibattito è aperto, perché ovvio che anche il dibattito è collegato alle nostre sensibilità e anche a quello che è una situazione strategica. La nostra posizione strategica è ovvio che parte dalla Sicilia, ma non perché non vogliamo un progetto nazionale, certo che vogliamo un progetto nazionale. Vedete, il progetto nazionale è oggi condizionato dalla nostra scelta strategica in Sicilia, come risultato regionale, non me ne voglia nessuno, è stato condizionato, la nostra condizionale sì. Allora, attenzione a queste analisi, perché bisogna saperle fare. Noi da Messina abbiamo creato un modello regionale, abbiamo scontato nelle altre delle province l'assenza di organizzazione, perché? Perché rispetto alla previsione, perché si doveva votare in Sicilia, lo ricordo sempre, si doveva votare tra novembre e dicembre del 2020, non certamente a settembre. E per noi tre mesi, guardate, come siamo abituati a fare, guardate, avremmo organizzato già la struttura provinciale, ci è mancato proprio quello. Ebbene, da Messina dove abbiamo messo il 50%, neanche la Democrazia Cristiana, 50%, signori miei, ci abbiamo un poco. Ebbene, da lì abbiamo costruito il movimento regionale. Ora è la stessa cosa. Dalla Sicilia, dalle percentuali importanti della Presidenza Sicilia, daremo la spinta per la costruzione del movimento nazionale. E gli europei rappresenteranno questo. Come si arriverà? Con quale alleanza? È ovvio che questo c'è il tempo per decidere. Noi abbiamo fatto un percorso, entriamo anche nel merito di questo percorso che stiamo facendo. Abbiamo iniziato ieri ad Agrigento, proseguiamo oggi a Caltanissetta e di pomeriggio a Lenta. All'orizzonte chiudiamo questo percorso il 25 di febbraio a Palermo con l'elezione del coordinamento regionale. Il coordinamento regionale è frutto di
questo percorso che faremo in questi tre mesi, che al 31 di gennaio ho una prima tappa, dove si chiude per l'elezione dei coordinamenti la fase di tesseramento e di costituzione dei comitati comunali. I comitati comunali, i coordinamenti provinciali, il comitato provinciale e quello regionale. Tutto questo, e ora vedete nel dettaglio come si costruisce, diventano le strutture che saranno il punto di riferimento stabile del movimento sul territorio. Quindi decideranno, qui ci saranno delle elezioni importanti, Gelan e Caltanissetta, Manzarini. Bene, non sarò io a stabilire con chi stiamo. Queste decisioni dovrà avere la capacità di proporle il coordinamento provinciale che sarà eletto nei primi 15 giorni di febbraio, che a sua volta parteciperà alla formazione del coordinamento regionale. Allora oggi si parte, e si parte anche da un presupposto. Tutti quanti siamo scesi dal piedistallo e ci siamo messi in discussione ripartendo assieme. Come io ho sempre fatto, e lo dico sempre, io mi metto sempre in discussione. Faccio il lavoro sporco, mi faccio le competizioni difficili come quelli di Monza che si sono sentite per testare un ragionamento. Quindi non mando mai gli altri quando si tratta di situazioni difficili. Come direbbe il mio amico Peppe Lombardo, sul fronte ci sto io. Prima di far stare gli altri. Questo perché ve lo voglio sottolineare. Perché la rendita non appartiene al nostro modo di operare. Non è perché io mi sono candidato 10 volte, sono il padrone della pasticcia. O non è perché io sono stato eletto al Parlamento siciliano, sono il padrone della pasticcia. La logica del padrone della pasticcia non esiste così. Lo sanno tutti. Lo sanno anche la corrente dei trentenni che lavora per farmi fuori. Ho detto, fate. Fate, lavorate, fate tesseramenti, fate i comitati, fate file correnti, tanto ci sfideremo con quelle che sono le regole di partito, che è nell'albero nazionale dei partiti e che quindi ha regole che deve rispettare sia all'interno sia nei confronti del territorio. Il coordinamento che viene eletto è quello che rimarrà fino al congresso, che per ora per salute è prevista a settembre 2024, ma che l'assemblea del 2 marzo probabilmente farà affrontare a gennaio-febbraio 2025 per completare il ciclo del 2024 del tesseramento. Intanto quello che è stato deliberato va rispettato. Il coordinamento, i coordinamenti che saranno eletti a febbraio saranno quelli che gestiranno comunque questa fase transitoria per quanto riguarda la nostra data al congresso. Cosa significa questo? Significa che coloro che vogliono entrare, è inutile che fanno le sedute strisce con noi. È inutile che ci chiamano e vediamoci di nascosto, vediamoci qua e vediamoci là. Io vedo tutti, ma il vero è fine. Chi vuole entrare al vostro interno, o lo fa ora, può entrare anche dopo, si mette in fila. Perché è ovvio che nel momento in cui noi facciamo i coordinamenti, quelli sono, e chi arriva dopo può entrare, ma ovviamente entra insieme agli altri e starà lì nei ruoli di comprimari o comunque di essere presenti secondo le nostre regole. Ma è ovvio che non sappiamo, è finita questa fase. Dove non si riesce a fare questo, e andiamo ora nel dettaglio, per noi un coordinamento provinciale è rappresentativo se rispetta le condizioni di base che abbiamo posto. La costituzione dei comitati in ogni comune? No, partiamo da almeno un terzo. Qua siete 22 comuni? Bene, un terzo in Maremma, 7-8 in questo caso. Comuni devono costituire il comitato centrale. Poi ci sarà la fortuna o sfortuna che in un comune
ci abbiamo più amici che sono ammazzati tra di loro. E io che cosa dovrei fare? Io dovrei scegliere pure un gruppo in contatto con Danilo, bravo, anche il Danilo un giudice, no? E un altro sarà in contatto con Ismaele Lavandera. Ebbene, vogliamo stare a nostro piano. Si facciano il comitato. Dove ci sono più comitati in un comune, il coordinamento lo si deve fare. Come? È semplice. Chi ha gli iscritti? In base a quello esprimerà la composizione del coordinamento. Non c'è la somiglia tutti, perché non c'è. Quindi noi rispettiamo la posizione di maggioranza e rispettiamo la posizione di minoranza. Io nella Democrazia Cristiana ero minoranza di tempi. E questo mi ha impedito di diventare cattolico. Per essere chiari. Perché bisogna anche saper stare in una posizione di minoranza. Io nel mio comune, nel 2000, nel 1998, persone iniziano. Candidato a sindaco, che ho fatto 5 anni di opposizione. E questo mi ha consentito di vincere l'elezione del 2003. Quindi, anche questa logica, valorda, di non saper stare in un contesto in cui non comandi, non mi appartiene, non ci appartiene. E quindi il ragionamento qual è? Ma allora comanderanno i numeri, e chi deve comandare? Lo scolettamento, lo studenziamento, lo studenziamento nei confronti miei o nei confronti di Danilo Giudice, perché io fui una mistica e quindi me lo corrompe. Allora, siccome bisogna spesso analizzare al massimo, il concetto è molto semplice. In un movimento che è per regolamento, che per legge è basato sul principio democratico, sono i numeri che parlano. Mi piace o non mi piace. A miei tempi c'erano le correnti, si faceva il tesseramento. Vedete, non è che sono state le correnti la degenerazione dei partiti. Sono stati i partiti di per sé che purtroppo hanno tra di loro in funzione. Quindi è ovvio che in un partito si creano gruppi. Ci saranno quelli che i trentenni che si organizzano per fare fuori Catena De Luca. Ben venga, ben venga. Questa è la vera democrazia che noi vogliamo. Per fare questo ci vuole un uomo che torna all'altezza del cuore. Perché chi sceglie le scorciatoie o il fatto di aggraziarsi, qualcuno di noi sbaglia. Il meccanismo che abbiamo messo in piedi non consente questo. Quindi a me chi è venuto chi viene e mi dice che il mio comune, se ci sono solo io, bene, se no niente. Scusate, ci sei tu, lavora. Ci verrà un anno fino al 31 di gennaio con le regole che ci siamo dati. È ovvio, si può costruire un'altra cosa. E cosa prevede il regolamento? Semplice. Che a 31 gennaio, se in comune ci sono tre comitati, si devono sedere e fare il coordinamento. Chi sarà il coordinatore? È chiaro il regolamento, no? In base agli scritti, si elegge il coordinatore e il coordinamento. Ma chi è che dice che prende tutto? No. Uno rappresenta il 60 o il 40. E quello perché è ovvio che poi non possiamo uscire con le voci. Mentre l'attività uno decide di farla a modo proprio. Il coordinamento è quello che ha la voce politica per conto del movimento. E non è che possiamo continuare con qualche realtà dove ci troviamo un movimento che diceva nero, un pezzo e l'altro che diceva bianco. No. Quindi la rappresentanza politica l'avrà il coordinamento, che sarà fatto da due, da tre comitati, che continueranno a fare l'attività in un certo modo, ma non potranno parlare i comitati per conto del movimento, perché saranno smentiti o buttati fuori. Parla il coordinamento che hanno conferito alle luce. Queste sono le regole, dove prescinde dalle scene che potete offrire dalle loro luci. Chiaro? No. Ci do lui perché ormai mi piace la attività, stavo a dire. Cioè il fisico.
e se lo compra. Bene, andiamo all'altro passaggio. Sei qua, sei assente, parlavo male, allora non peccato, sei la presente, parlo male, allora è peccato. Chiaro. Chiarito questo, coordinamento provinciale. Il coordinamento provinciale è formato da tutti i comitati che si costituiscono. La segreteria sarà eletta in base ai numeri dei comitati. Ci sarà una maggioranza e ci sarà una minoranza, ma devono coesistere per statuto. E quindi sarà il coordinatore, la segreteria che rappresenterà tutti, maggioranza e minoranza, a far cosa? A prendere le decisioni, a proporre cosa si dovrà fare poi. L'alleanza a Caltanissetta piuttosto che a Gela. E chiunque viene con noi, vedete, non può discutere se non passa da quelli che siamo gli organismi di decisione. E prenderete la responsabilità, perché vedete, è troppo bello quando De Luca indovina il leader, quando sbaglia un valente. E come ce la prendete a dire in mano ora pure voi? Così alla fine si costruisce e si diventa riferimento di un territorio. Perché noi non possiamo avere la pretesa di conoscere ogni angolo, non la vogliamo avere, anche perché ognuno di noi si deve occupare del livello che rappresenta. Quindi la nostra, il nostro livello è un altro. E sul territorio vogliamo uomini e donne che abbiano la capacità di esprimere in termini compiuti la conoscenza del proprio territorio e prendersi la responsabilità di decidere. Ma questo è un contesto. È ovvio che si applica il principio della dignità se si sceglie anche i prossimi anni verdi, alle regioni nazionali. Perché una cosa sicuro, perché quella la lavoro io. Vedete al prossimo congresso, chi non ha una militanza ben precisa non può essere candidato all'improvviso delle liste, risulta la norma. Su questo non ci sono discussioni, perché chi inizia ora questo percorso non può essere mortificato dell'ingresso dell'ultimo secondo. Ecco qual è la questione, quindi lo voglio dire chiaramente. Vedete, noi abbiamo un'altra caratteristica finora, e che quelli non lo voglio perdere. Il 70% dei voti delle elezioni regionali sono stati voti senza preferenze, il che significa che abbiamo avuto la capacità di acquisire una credibilità agli occhi dei siciliani che io non voglio perdere. Quindi sulla credibilità sconti a nessuno. Il che significa che oggi chi comprende questo e ci mette la faccia ora potrà usufruire di quel brand. Chi pensa all'ultimo secondo perché magari è rimasto fuori gioco da altri tipi di partite di venire a giocare subito nel nostro campo, mi dispiace, stai in panchina, fatti un po' percorso, io all'improvviso non ti faccio entrare solo perché ci considero un pazzi. Per fare questo però bisogna creare le strutture territoriali. Questo è il concetto. Ed ecco che ora diventate protagonisti ciascuno di voi. E che diventa fondamentale per tutti noi questo tipo di percorso. Chiudo con l'ultimo passaggio. Per noi il movimento giovanile è fondamentale. Il nostro statuto prevede l'adesione da 14 anni in su e tutti coloro che rientrano già nella fascia d'età 14-29 che si iscriveranno al movimento assumeranno da automaticamente saranno chiamati a costituire gli organi del movimento giovanile che nascerà definitivamente il 2 di marzo con l'assemblea romana. Quindi lo voglio dire a tutti giovani, perché avranno una corsia per iniziare. Noi vogliamo investire, stiamo investendo su quello che è il divario, perché quella è l'età che consente, ci sono già passato io, e tutti i ricordi che ho del movimento giovanile sono ricordi meravigliosi, è l'età dove si può veramente
sperare di costruire una classe di vita per bene, perché è l'età nella quale ancora non si è inclinati da certe dinamiche, e noi dobbiamo avere anche questa missione. I giovani alla politica non si avvicinano a chiacchiere, si avvicinano coinvolgendo, investendoci e rendendoli protagonisti. Questo è il nostro obiettivo. Sul vivare noi ci abbiamo già investito e continueremo a investirci. Quindi ve lo voglio dire anche qui a Caltanissetta: fondamentale anche la lezione dei giovani per costruire un movimento giovanile che oggi farà da garzone per molte cose, come ho fatto io. Io li ho appiccicati tanti manifesti alla vita, ora non ci sono più i manifesti, ora ci sono momenti organizzativi dove i giovani partecipano anche a questo per capire i meccanismi e soprattutto entrare nei meccanismi e soprattutto capire come si diventa classe dirigente. Ed è quello che stiamo facendo già con i miei giovani, che stanno curando molti aspetti organizzativi al nostro interno e quindi stanno facendo quell'esperienza che ciascuno di noi ha fatto in altre epoche. Ora non rimane che analizzare nel dettaglio le nostre regole, ma al di là di analizzarle, ce l'abbiamo ufficializzata da qualche settimana, e quindi da qualche settimana abbiamo riaperto la fase del tesseramento, e su questo l'ultimo passaggio sul peso specifico lo devo dire. Il nostro è fondamentalmente un movimento politico fatto da amministratori, ecco perché da questo punto di vista c'è dei populisti che non conoscono la macchina amministrativa. Possiamo dare lezioni. È una nostra caratteristica, sì, è anche una mia caratteristica da sforziare, che mi trascino come formazione e che il leghista delitera è stato costruito. Mica ho bisogno che venisse Bossi. C'eravamo qua, bisognava però saper leggere e oggi saper attualizzare questa. Io sono ufficiale e non lo sono semplicemente per cultura, lo sono per testimonianza quotidiana. Il nostro movimento, guardate, che è proprio quella che è la prosecuzione pratica della visione di studio, della politica e dei partiti. Dobbiamo metterla in pratica. E in questo è ovvio che la visione era quella dei palazzi municipali come baricentro della democrazia, i corpi intermedi come elemento e cinghia di trasmissione rispetto a uno Stato apparato che soffoca perché non conosce il vero principio della sussidiarietà. Questi sono aspetti che noi abbiamo anche messo in concreto, ed ecco perché il peso al nostro interno cambia e ponderà in modo diverso, ed ecco la distinzione. Su questo voglio chiudere, e che dovete tenere presente: chi sono coloro che sono i protagonisti del nostro movimento? Abbiamo ottenuto da parte della Commissione Nazionale per l'iscrizione all'albo dei partiti il concetto di sponsor. Lo sponsor è colui che vuole finanziare il partito senza avere rapporti di affiliazione. Sono contributi che oggi, grazie all'iscrizione che abbiamo all'albo dei partiti, sono deducibili. Chi è che versa fino a 30.000 euro ha la deduzione del 26%, figura sulla dichiarazione dei redditi, praticamente 8.000 euro. Chi di voi può versare di più, può versare meno di 50.000 euro, vedo che state già con il cellulare del bonifico, vi dico fermate, versate un solo 30 ore nell'anno fiscale, anche offerto. Pensare solo 30 ore a gennaio gli altri, perché la deduzione è fino al tetto di 30.000. quindi se tu oggi arriverai 50.000 euro, 50.000 vesti ne puoi dedurre solo 30.000, e gli altri
ti brucia. E allora, un po' di cattuccio, era perché pronto col cellulare a fare il bonifico. 30.000 euro ora, anno fiscale 2023, e recuperato 8.000 euro. Gli altri 30.000, fate a gennaio 2024 e recuperate altri 8.000 euro. Chiaro? Questo è uno dei benefici che ci proviene dall'essere nell'albo dei partiti. Poi chi è che vuole versare di più, sappiamo che più di 100.000 euro in un anno fiscale non potete versare, meno un centesimo. Quindi, se volete versare di più, fatelo versare alla moglie, ai vostri figli, ci potete versare 500.000 euro. 100.000 euro a testa per componente famiglia. La legge lo consente, non sto dicendo, non è un'illusione, lo dice la legge. Tutto qui, tutti coloro che vogliono dare mezzo milione di euro. Ma quali non essere ottimisti? Ci mancherebbe nulla, io sto dicendo cosa prevede la legge, che poi magari incontri qualcuno dice, che me lo potete dire? Mi trovo un bonifico, magari c'è il nostro stesso dire, qua che lo dice, trovo un bonifico di 50.000 euro, ora, all'improvviso, ma chiamiamo per ringraziare, poi in tutto modo dice, ma cavolo, ti ha fatto prendere 8.000 euro, e poi non lo devi dire, no? Quindi è ovvio che da questo punto di vista ci sono delle regole che vanno rispettate. Gli sponsor, colui che versa perché gli sono simpatico io, perché gli è simpatico Danilo, perché vuole finanziare la corrente magari del buon Peppe Lombardo, però non vuole rapporti di affezione. Poi c'è il socio più simpatizzato, che è colui che è iscritto anche in altri partiti, però ci segue. Magari vuole partecipare alle nostre assemblee pubbliche, lo può fare, si iscrive, non è affine. Ovviamente non ha diritto di parola, non può entrare negli organismi, non può essere candidato su simpatizzante. È un osservatore lì nel limbo, ci osserva magari per decidere di passare all'altra figura, che è quello del socio attivista. Il socio attivista è proprio il soggetto cardine della nostra strategia associativa, è colui che partecipa all'assemblea, alla formazione dei nostri organismi, che è ovviamente chiamato anche a Dio a candidarsi. Dopo c'è il socio ambasciatore. Il socio ambasciatore è un attivista presente nelle istituzioni. Consigliere comunale, assessore, sindaco, deputati, i quali hanno un peso maggiore degli altri. Perché? Ve lo spiegavo, perché il nostro è un movimento studiato di tutti gli effetti. Quindi valorizza gli uomini e le donne che sono presenti. Questo richiede anche ai soci ambasciatori uno sforzo in più. Ed ecco perché noi versiamo come deputati il 25% lordo della nostra indennità. Che è netto il 50%. Non c'è nessun partito dove uno di noi, dove i rappresentanti contribuiscono alla formazione di salute del genere. Per ora i primi noi dobbiamo fare le secche. I soci ambasciatori che sono presenti all'istituto versano il 15% delle loro indennità. Questo vale fino al 2024, perché per statuto, quando ci sono elezioni sovracomunali, c'è la contribuzione straordinaria. Perché quello di base per ora è 15% per chi è nei parlamenti, 10% in più se nell'anno di riferimento ci sono elezioni sovracomunali. E siamo stati fortunati, no? Nel 2023 ci sono stati, nel 2024 ci saranno, forse nel 2025 non ce ne saranno. Ce la inventiamo, però quindi 15 più 10 è per i soci ambasciatori presenti nei parlamenti, 10 più 5 è per i soci ambasciatori presenti nelle istituzioni. Naturalmente parliamo di quelli che mettono l'indennità per le figure che hanno il gettone di presenza, cioè ci sono delle cifre che sono collegate in base alla dimensione del comune. Si parte da 30 euro l'anno per il comune stile Fiume di Nisi, comunicato fino a 5 per i capitanti, che sono le fasce, fino ad arrivare a 500 euro l'anno per i comuni sopra 100.000 abitanti. Per invece comuni capoluogo di città, siccome non c'è l'indennità, ma c'è il gettone di presenza che guarda caso, guarda e saranno vicini, comune per comune, è sempre il massimo. Cioè, il tetto massimo, non nel più, non nel meno,
che porta a accumulare il gettone di presenza in un mese, guarda caso magicamente in tutte le città si fa un numero massimo, perché oltre a quello prendo il gettone, quindi diventa di fatto una delle. Quelli che cominciano luogo verseranno, se vogliono stare allo stesso interno come social ambasciatori, in questo momento il 15% per l'anno 2024-2023, noi abbiamo 10% al 10%. È ovvio che questo significa una contribuzione maggiore per un movimento che dà un peso ovviamente maggiore a chi è presente nelle istituzioni. Ecco così che ho sintetizzato anche la diversità di voci. Chiarito questo, io ora passo la parola a chi si occuperà e farvi vedere più nel dettaglio i contenuti del regolamento che va ovunque, non solo per la Sicilia, e ci tengo a precisare che queste assemblee le abbiamo iniziate in Sicilia, ma sono programmate già fino a tutto febbraio in tutta Italia. Perché? Perché il movimento sul Chiamanotte arriverà il 2 marzo all'Assemblea Nazionale con i rappresentanti di tutte le regioni. Ed ecco perché ci stiamo trovando, abbiamo già fissato un calendario importante che riguarderà la nostra presenza regione per regione e sarà ufficializzato tra qualche giorno. Grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra attenzione, ma soprattutto grazie per quello che faremo nelle prossime settimane. Andiamo alle spiegazioni tecniche. Poi tutte le domande che avete da fare le potrete fare ovviamente con gli interlocutori che vi spiegheranno il dettaglio, il contenuto del regolamento organizzativo.